Qual era la sfida e anche, diciamo, un po' la preoccupazione di imbarcarsi in una cosa così grande? Ma la sfida sicuramente è stata quella di provare a riportare in un racconto cinematografico un'idea di base che era quella contenuta nel libro di Roberto, che è il motivo per cui mi sono appassionato al progetto, cioè di raccontare non tanto la cocaina, ma l'impatto sociale e economico che questa ha su tutte le parti del mondo che vengono interessate al fenomeno. Quella sicuramente è stata una cosa complessa, che a sua volta si è portato, nel momento in cui abbiamo capito l'unico modo per raccontarla era quella di affrontare e raccontare la cocaina come una merce, quindi senza mai vederla, e abbiamo avuto l'idea del viaggio, cioè quindi di partire dal Messico, arrivare in Italia, passando per l'Africa, quindi raccontando quattro continenti di fatto. Lo sviluppo della scrittura si è trasformato in un progetto che produttivamente era estremamente complesso da montare, perché ovviamente volevamo andare a girare nei posti che pretendevamo di raccontare la nostra storia. Quindi forse diciamo che in 000 è stato tutto complicato. Bigger the risk, greater the profit. Questo avete anche messo su una squadra, sia sceneggiatori, anche registi sotto la tua supervisione, che dovevano offrire punti di vista diversi. Questo come lo avete realizzato insieme? Come avete tenuto insieme le storie, la scrittura, la regia? Ma quello affidandoci a professionisti, le sceneggiature erano scritte in tre, in alcuni episodi in quattro lingue, quindi avevamo bisogno di creare un gruppo di scrittura che fosse multilingue e quindi di diverse origini geografiche, no? In giro per il mondo. E la stessa cosa poi io l'ho applicata alla scelta dei registi, dove più che adottare un metodo, diciamo, classico in cui tu imposti un lavoro e poi pretendi che il regista lo segua, cioè quelli che vengono dopo di te, ho preferito scegliere due registi, Janusz Metz e Pablo Trapero, che avessero una visione d'autore, cioè un loro sguardo, una personalità molto forti, affidandogli il compito di raccontare lo stesso mondo che avevo raccontato io, ma anche seguendo il proprio istinto e volendo anche la propria grammatica, perché questa 000 è una serie sul mondo, sui diversi sguardi che ci sono nel mondo, e quindi trovo che fosse assolutamente parte del processo farlo raccontare a persone che avessero una propria personalità. In questa lavorazione così complessa, qual è stato il momento più difficile e quello più esaltante? Beh, il momento più difficile è stato probabilmente a Monterrey, quindi a nord del Messico, dove un giorno prima delle riprese ci hanno detto che non avremmo potuto girare nella città perché c'erano le elezioni politiche, perché quella è una zona piuttosto calda e dove la nostra presenza avrebbe creato probabilmente problemi di ordine pubblico. E il più felice è quando io ho visto il mio primo montato è come vedere realizzata una cosa di cui forse avevi anche un dubbio all'inizio, cioè francamente, mentre la scriviamo, non credevo che saremmo riusciti veramente a realizzarla.